Buongiorno, ci troviamo alla sorgente dell'Acqua Rossa, siamo un bel gruppetto capeggiato da Luigi Plus. È arrivato anche Luigi Plus, luoghi segreti a due passi da Roma. Anche Flavio Cioccolanti. Buonasera. Bruno, Pastore. Insomma, siamo un bel gruppetto a farci la cascata nascosta vista dall'alto e possibilmente anche il ninfeo segreto di Corcolle. Qui abbiamo il grande Matteo Bordini di Lux Alibi e stiamo aspettando Luigi Plus. Ecco Luigi, anche Marco Placidi di Sotterranei di Roma. Qui siamo arrivati alla cascata di cui parla Luigi in un suo post. E oltre c'è quella piscina naturale dove bisogna farsi il bagno. No, è acqua ristagna. No, no, è acqua di ristagna, non credo sia inquinamento. Ecco Matteo Bordini che si è tuffato. E dove va? Dove metti? Da là, quindi, no? Con le gambe piegate, dai! Vai più avanti, sì! Al centro dove sta lei, vedi un po' piegati! Vai! Vai, vai! Ed ecco Luigi! Ma qua si stufa? Sì! Veramente? Certo! Me la fai? Dai! La fai anche a lei? Sì, sto facendo il video! Solo fino a qui poi si tocca! Ed eccoci qui sull'orlo della cascata.
Vai farla qua, ma c'è? Mamma no, 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 d'inverno, ma senti. Ah. Faccio una foto al flotto così che mi da bagno in maniera assertiva, un po' di stolignana. Ma con l'ordine di escursionistica! Abbiamo fatto anche le foto al pollino. Tu sei sceso da qui? No, poi no, niente. Tutte le mie ette mi odiano. Mi odiano tutto. Mi odiano tutto. Tutti mi odiano. Mi brucierebbero come Giorgio Lombruno. Con il gruppo abbiamo lasciato la zona del fosso dell'Acqua Rossa, stiamo andando a vedere il ninfeo segreto nella forra parallela a quella dell'Acqua Rossa, che è la forra di Pance, che sta dall'altro lato del campo, sempre qui su via di Colle Fattore nel comune di Gallicano nel Lazio. Ecco Marco Placidi, di Sotterranei di Roma. Siamo arrivati alla zona del ninfeo segreto di Corcolle. Struttura molto simile al ninfeo della Villa Imperiale, recensito su Google Maps da Marco Placidi. E qui siamo molto più a valle, lungo lo stesso fosso. Abbiamo una struttura speculare, fondamentalmente, ma situata all'interno di questa grotta, con una cascata doppia. Quindi si tratta... Era tutto il bacino di conserva dell'acqua per la presa, che veniva fatto da questo lungo qua. Ok, quindi una diga con sbarramento e non un ninfeo. Simile a quella dei Ponte Vischero. Ok, ok. Ok, lascio giustamente che sia Marco Placidi. È un'ipotesi, per carità, non è okay. Che sia una... Però all'apparenza sembra questo, quindi. Sì, io gli avevo genericamente attribuito questo nome di ninfeo, perché somiglia molto a quello della Villa Imperiale, ma ovviamente sì, però è buono che ci vengano degli esperti a... Però è veramente spettacolare. Sicuramente c'è un interruttore. Ma guarda qui che roba, ma questa che è la radice. Un tronco. È un tronco. L'hai compressionato. Oggi siamo un bel gruppone. Sembra un parco giochi. Un parco divertimento. Sembra vinto. Esatto. C'è pure Flavio. Bravo,
Va bene, abbiamo compiuto anche questa missione. Abbiamo portato Marco Placidi, l'esperto di sotterranei di Roma, il quale farà ulteriori indagini sulla natura di questo luogo. Abbiamo fatto questa cosa notevole insieme a tante belle persone, da Luigi Clos a Matteo Bordini a Marco Placidi e Susanna Vedivici e tanti altri. Abbiamo fatto qualcosa di veramente memorabile. Ecco, Luigi è molto estasiato, Bruno, un grande conoscitore della Forra di Pancia, quello che mi ha ispirato a venirci, abbiamo trovato insieme questo posto. Quindi vi salutiamo, ciao ciao!